Insieme per vincere e i cappellini e le magliette della Fratres hanno fatto bella mostra domenica mattina scorsa fra i bambini giovani e meno giovani che hanno partecipato alla ormai consolidata pedalata ecologica del 2 giugno, festa della Repubblica, giunta alla sua 22esima edizione promossa dall'associazione ciclistica guidata dallo storico presidente Carmelo Spoto, in collaborazione col gruppo donatore di sangue Fratres. Il raduno nel piazzale Mocibello ha fatto accorrere nella prima mattinata quanti già avevano effettuato le prenotazioni per poter ritirare cappellini, magliette e quest'anno anche la pianticella dell'abete delle Madonie. Era presente infatti il dirigente dell'ente parco delle Madonie, dottore Peppuccio Bonomo, come già erano in azione il gruppo dell'associazione ciclistica e i volontari del gruppo Fratres e Misericordia con i rispettivi presidenti Vincenzo Sorcia e Giovanni Consiglio. Giornata festiva, festa della Repubblica dunque, e il coro delle voci bianche dei bambini dell'associazione Don Diego di Vincenzo, presenti alla manifestazione, prima degli interventi del presidente dell'associazione ciclistica Carmelo Spoto, del presidente della Fratres Vincenzo Sorge, del dottore Peppuccio Bonomo e del saluto dell'assessore allo sport Seppi Lo Conte, hanno cantato l'inno nazionale. Poi la partecipata pedalata insieme per vincere fino al Castello Manfredonico per poi raggiungere attraverso il tradizionale percorso che da Viale Peppe Sorge, Contrada San Giacomo a Nivina, raggiungere ecco il Piazzale Santa Maria dove i ciclisti hanno ricevuto il ristoro, una lodevole iniziativa che promuove lo sport, la solidarietà e il rispetto della natura e dell'ambiente. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Fumetti. E i fumetti che ce l'ha? Mi raccomando, stiamo attenti. Che cos'è quest'alberello? Non lo so, ci hanno dato per piantarli. Ecco, tu partecipi alla pedalata ecologica? Ok, amici del fatto del Vallone e del fatto Niseno, siamo in piazzale Mocibello a Mussomeli. Oggi 2 giugno, domenica 2 giugno 2019, a Mussomeli la pedalata ecologica
promossa dalla SD Ciclistica di Mussomeli in collaborazione con il gruppo donatori di sangue Fratres di Mussomeli. Appuntamento annuale, quello del 2 giugno, dove vedono ragazzi, bambini, ecco, con le loro bici a fare appunto la pedalata ecologica in un percorso già conosciuto e che vede interessate alcune vie fino ad arrivare al castello Manfredonico e poi altra parte del paese per concludersi nel piazzale Santa Maria di Gesù. Noi siamo qui in piazzale Moncibello e intanto un saluto a tutti voi, una buona domenica da parte di Carmelo Barba e con me, ecco, abbiamo Maria Vincenza Di Lena che condurrà un po' questa manifestazione mattutina. Vediamo Maria Vincenza, siamo in diretta qui. Buongiorno. Sul Fatto Niceno, Fatto del Vallone. Stamattina come è organizzata la manifestazione? Allora, la manifestazione è organizzata, diciamo ancora siamo nella fase organizzativa, è un grande afflusso di ragazzi, di sportivi, ma con l'aggiunta di partecipazione esterne quest'anno che daranno ancora forza e vigore alla manifestazione sportiva. Abbiamo detto siamo alla 22esima pedalata ciclistica Insieme per Vincere, che l'associazione ASD Ciclistica Mussomeli organizza già da tanti anni in collaborazione col gruppo donatori di sangue Fratres, con il supporto logistico dei volontari della Misericordia. Si è voluto da anni questo binomio vincente, sport, salute, quindi donazione. Quest'anno abbiamo un valore aggiunto, il presidente, neopresidente Vincenzo Sorci ha coinvolto il presidente Peppuccio Bonomo, che è il presidente dell'ente Parco delle Madonie, che ha voluto donare un albero particolare, un abete, di cui ci sono soltanto 30 specie in tutto il mondo, proprio come segno del dono, come segno di continuità della vita, della vita che nasce. Quindi diciamo che oggi c'è promozione della vita in tutte le sue espressioni, la vita umana, la natura, e quindi si è voluto coniugare queste sport, salute, benessere e natura. Abbiamo anche il supporto quest'anno del Corpo Forestale dello Stato, che hanno donato 150 piantine così da regalare a tutti i bambini, i primi 150 bambini, anche gli iscritti, i primi 150 che si sono iscritti, proprio per dare come segno della vita, di una vita nuova che nasce. Quindi definitiva è la promozione della vita in tutte le sue espressioni. Siamo qua. Poi abbiamo una dolce partecipazione pure quest'anno, una particolarità dei bambini del coro dell'associazione Don Diego di Vincenzo, che ci allieteranno con dei canti davvero armoniosi. Ecco, facciamo un giro, vediamo un po'. Ecco. Sono in corso di prove. Ah, prove, in questo momento stanno facendo le prove. Stanno provando così per fare un po' di vocalizzi. Quindi una mattinata movimentata stamattina. Movimentata, armoniosa, all'insegna della salute, del benessere e all'insegna del dono. Ricordiamoci che il nostro motto infatti è insieme per vincere. Insieme per vincere. E questi bambini, a chi appartengono? Allora, questi bambini sono il coro di voci bianche dell'associazione Don Diego di Vincenzo. Diciamo, i bambini della festa dei bambini, che ogni anno davvero sono quel coro di queste iniziative di solidarietà nei confronti degli altri bambini. Da bambini, la promozione della salute, della vita e del dono si inizia già
dai primi passi. Noi cerchiamo di fare la nostra parte come associazione, la Pagias e la Misericordia, di volontariato che vogliono appunto promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato. Quindi già iniziare con questi primi segni, siamo sicuri che matureranno delle belle piante. E l'applauso ai bambini è d'obbligo, ecco, sul fatto del ballone fatto in seno, pedalata ecologica in questa domenica del 2 giugno 2019. I bambini hanno cantato e ancora vi delizieranno con i loro brani. Donare sangue e donare vita. Ora no, ci vuole più. Vita di vabbè. No, no. Proviamo a vediamo un po' di raggiungere questi bambini. Ecco, c'è mia nipotina, la mia nipotina Irene. Anche tu hai cantato? Ah, non hai cantato, ma vedo in mano che c'hai qualche cosa. Accompagni allora. Evidentemente con i bambini genitori. Intanto siamo in attesa, ecco, l'appuntamento, ecco, per l'inizio di questa manifestazione era alle ore 9 e dobbiamo dire che a collaborare, ecco, con il gruppo ciclistico, con la SD ciclistica di Mussomeli, c'è il gruppo dei donatori di sangue Fratres che collabora con l'iniziativa e c'è anche il gruppo dei volontari della Misericordia. Ogni anno le due associazioni insieme. Ecco, vediamo un po'. Ecco. Siamo in posizione. Ecco, la fotografia è d'obbligo. Donare sangue e donare vita. Il messaggio che lanciano i Fratres di Mussomeli. E un saluto a tutti voi mussomelesi e non ovunque sparsi nel mondo in questa domenica del 2 giugno. Insieme per è il motto della manifestazione. Solidarte, l'associazione Casa Famiglia Rosetta di Mussomeli, con le sue maiole artistiche. Una esposizione qui in Piazzale Moncibello, in questa giornata della pedalata ecologica. Tante bici,
bambini, giovani e meno giovani. Pedalata ecologica con il casco. Siamo qui, vediamo un po' di chiedere, ecco, siamo in diretta sul fatto niseno, il fatto del ballone. Scusate, i bambini canteranno altri brani? Ne canteranno tre, l'inno, l'inno di Mamali, visto che oggi è il giorno del prova. Allora, buongiorno a tutti, cortesemente avvicinatevi qui presso la sede delle nostre associazioni perché inizia la manifestazione. Ecco, la speaker ha avvisato, ha invitato tutti a partecipare. Tutti, ciclisti, sportivi, famiglie, donatori, volontari, avvicinatevi qui al palco, grazie. Aurora, toglietelo. E quindi, come avete sentito, ecco, dovrebbe avere inizio a momenti la manifestazione. Avvicinatevi, bravi! Allora ragazzi, vi stiamo aspettando giù, là in fondo. Invitiamo tutti i partecipanti ad avvicinarsi qui al palco. Prova. Giovanni. Allora sono le 9:15, vi avvicinate, grazie. Se no non si può partire. Andiamo? Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla 22ª pedalata ecologica Insieme per Vincere, organizzata dall'associazione ASD Ciclistica Mussomeli
in collaborazione col gruppo donatori di sangue Fratres, collaborati e coadiuvati dalla Fraternità di Misericordia di Mussomeli. Prima di entrare nel vivo della nostra manifestazione, è doveroso ricordare che oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, quindi per celebrare questo importante compleanno abbiamo qui il coro di voci bianche dell'Associazione Don Diego di Vincenzo, un applauso! Diretti dalla maestra Anna Mingoia, che eseguiranno l'inno di Mameli. Prego! Complimenti, complimenti a tutti. E allora, dopo questo momento, dolcissimo momento, iniziamo davvero in bellezza questa mattinata. Do il benvenuto a tutti voi, tutti i presenti, tutti gli sportivi, al presidente della ST Ciclistica Mussomeli, signor Carmelo Spoto. Un applauso allo zio Carmelo. Al presidente della Fratres, Vincenzo Sorce. Olè. Al governatore della Misericordia, Giovanni Consiglio. Olè. Al dottore Peppuccio Buonomo, presidente dell'associazione Ente Parco delle Madonie. Al Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione Siciliana UST di Palermo. Olè. Al Corpo Forestale dello Stato. Scusate. Della Regione Sicilia. Corpo Forestale della Regione Sicilia. Olè. Allora, agli amici dell'associazione Casa Famiglia Rosetta che ci terranno compagnia con l'esposizione del laboratorio Solidart. Applauso. Dulcis in fundo, il coro di voci bianche dell'associazione Don Diego di Vincenzo. Ale! Allora, quest'anno questa iniziativa, questa manifestazione sportiva Insieme per Vincere. Siamo giunti già alla 22esima edizione. Il binomio vincente salute e sport ci ha accompagnato per diversi anni. Quest'anno abbiamo un valore aggiunto, si è voluto aggiungere a questo un importante elemento, la natura. E nello specifico, che vogliamo dire? Vogliamo dire che l'Ente Parco delle Madonie donerà al gruppo Fratres l'abete delle Madonie, una pianta rara di cui esistono soltanto 30 esemplari in tutto il mondo, giusto Presidente? Inoltre, il Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione ha donato 150 piantine di albero che saranno distribuite ai primi 150 iscritti, che sono già anzi state distribuite. Il desiderio degli organizzatori è stato quello di promuovere l'importanza e la salvaguardia della vita in tutte le sue espressioni. Allo stesso modo dobbiamo dire che uno sportivo che già segue uno stile di vita sano, che si allena in un ambiente sano, gode di ottima salute.
quindi rappresenta un potenziale donatore di sangue. Che vogliamo di più, ovvero? Allora, passiamo subito al vivo dalla manifestazione. Se c'era il sindaco, un'amministrazione, un amministratore comunale, mi sa che in questo ancora non è arrivato nessuno. Comunque, passo la parola al presidente della SD ciclistica, signor Carmelo Spoto, per un saluto. Zio Carmelo, sono qua. Un applauso al presidente. Buongiorno a tutti. Come si vede stamattina siamo in tante. Grazie a tutti coloro che oggi partecipano a questa edizione, 22esima pedalata ecologica. La manifestazione è stata organizzata dall'SD Ciclistica Mustomeli in collaborazione con il gruppo Fratelli della Misericordia, che da 22 anni ci operiamo per creare questo giorno di festa ai bambini. Ci vuole tanto lavoro, però mi pare che ci siamo riusciti. Oggi la partecipazione è molto massiccia. Grazie a tutti, grazie alla Frate, grazie al Presidente della Frate Vincenzo Socce, grazie al Corpo Forestale della Regione che oggi ci hanno voluto onorare con la loro presenza a questa manifestazione, grazie alle forze dell'ordine, al comando dei vigili urbani di Mustomeli, comando carabinieri di Mustomeli, che oggi saranno gli angeli custodi per la salvaguardia dei nostri bambini che troveranno per la strada di Mustomeli. Credo di non aver scordato nessuno, ma se dimentico qualcosa scusatemi, perché l'emozione stamattina è grande. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata, buon divertimento. Allora chiamiamo adesso il presidente dell'ente Parco delle Madonie, Peppuccio Bonomo. Buongiorno, innanzitutto non sono presidente, ma sono un dirigente dell'ente parco delle Madonie. E a tal proposito porto infatti il saluto non del nostro presidente, non abbiamo un presidente, ma un commissario che oggi deve essere presente, ma che per impegni personali non può partecipare a questa manifestazione. Manifestazione che, come diceva poco fa, praticamente non è finalizzata soltanto allo sport e alla salute, ma quest'anno si vuole dare un taglio ancora più ambientale, ecologico, io dico di più, naturalistico, che va verso la conservazione della biodiversità. Pedalata ecologica promuove il mezzo di locomozione sostenibile per eccellenza, la bici, emissione no, bassa emissione, emissione zero. Però quest'anno, come dicevo poco fa, è ecologico perché contribuisce all'ambiente e alla conservazione della natura con l'affidamento di piantine di Abies nebrodensis. L'Abies nebrodensis, un nome così difficile, sarebbe abete dei nebrodi, ma invece si trova sulle Madonie. Questo perché il termine nebrodensis veniva indicato anticamente anche le Madonie, anche se Plinio il Vecchio, ragazzi, ve lo ricordate? Quello che è morto nel 79 d.C. durante l'eruzione del Vesuvio aveva già indicato come Mons Marones la parte più occidentale dei nebrodi, quindi la fine dell'Appennino Siculo e quindi le Madonie. L'Abies nebrodensis perché è importante? Perché è una specie innanzitutto in via di estinzione, ne rimangono soltanto 30 in tutto il mondo, ci sono 30 piante adulte che appartengono alla popolazione naturale, quindi la comunità europea ha dato diversi finanziamenti, ma anche il Ministero dell'Ambiente ha finanziato dei progetti per salvare questa specie dall'estinzione. Praticamente cosa si sta facendo? Stanno facendo delle azioni di conservazione in situ non è una brutta parola, vuol dire nel posto, con dei rimboschimenti, ma anche delle azioni di conservazione ex situ. Oggi voi state facendo un'azione del progetto perché state contribuendo a salvare da fine certa una specie, quindi state contribuendo a proteggere la biodiversità, quindi adottando questa piantina
andrete ad attuare una parte del nostro progetto. Questa piantina è stata adottata anche all'Expo di Milano lo scorso anno, come oggi eravamo in Belgio ad promuovere la specie, ma non soltanto la specie, il nostro messaggio è quello anche di promuovere la natura e l'importanza della conservazione della biodiversità. Poi l'amministrazione di oggi non vede soltanto l'Abies Nebrodensis, ma vede anche l'affidamento a ciascuno di voi di piante, di alberi. Gli alberi sono importantissimi. A cosa servono le piante, gli alberi? A fare ombra, a proteggere il terreno, ma soprattutto a fare che cosa? L'ossigeno, bravissimi. E l'ossigeno cos'è? È l'elemento della vita. E l'ossigeno cosa fa? Ci fa respirare. E la respirazione come avviene? Attraverso il sangue. Il sangue trasporta all'interno del nostro organismo l'ossigeno. Quindi l'importanza di donare il sangue. Quindi vedete, il ciclo si chiude. Quindi alberi, ossigeno, sangue. Quindi donate il sangue. Quindi, il mio è anche un messaggio per la vita. Anch'io sono un donatore Fratres, iscritto alla Fratres di Acqua Viva, e che contribuisco nel mio piccolo anche a donare sangue. Quindi complimenti all'associazione ciclistica dilettantistica di Mussomeli e alla Fratres, che ringrazio per avermi invitato e per aver coinvolto l'ente parco a questa importantissima manifestazione. Grazie. Grazie Peppuccio, perché avete dato un valore aggiunto oggi alla nostra manifestazione. E vorrei invitare, proprio per la cerimonia di affidamento e di adozione da parte della Fratres, vorrei invitare pure il presidente Vincenzo Sorce. Per un saluto. Volevo dare solo un saluto e un grazie a tutti quelli che hanno collaborato. Sono già stato detto, è già stato detto tutto, però semplicemente dire che insieme si può vincere, quindi mai essere soli, ma insieme, ecco, così numerosi, possiamo vincere. E non bisogna essere medici per salvare una vita, ma bisogna anche essere donatori di sangue, perché donando il sangue si dona la vita. Grazie. E mentre vi ricordo che queste immagini vi arrivano, allora adesso sul fatto del ballone, il fatto al momento del dono, la donazione. Serena, avvicinato. Un attimo di suspense. Ed è arrivato il momento del canto dei bambini. Nel frattempo, durante la cerimonia di consegna di questa dell'abete delle Madonie, saremo allietati dal coro di voci bianche dell'associazione Don Diego di Vincenzo, che ci canterà un brano a tema, Ci vuole un fiore, di Sergio Endrico. Anche i bambini. Allora, stiamo procedendo ad affidare ufficialmente questa piantina di Apis. Questa è una specie abbastanza delicata, da piccola vuole essere coccolata, è una sciafila da giovane. Sciafila non è una brutta parola, vuol dire che da piccolina vuole l'ombra. Infatti o si mette a nord oppure si protegge con delle altre piante, come le ginestre che metteremo poi a mora assieme a lui. Lo sapete come si chiama in siciliano questa pianta? No. Si chiama arvole croce croce, per via, oppure scaccia diavolo, avete visto il film L'esorcista? Sì. Per via della forma a croce dei rametti laterali sul rametto principale, quindi arvole croce croce. Ha un legno abbastanza elastico, flessibile. Questa, ahimè, è stata anche la causa della sua estinzione. Veniva utilizzata a polizia, e non solo a polizia, per fare i tetti delle chiese, delle case, fuori di polizia in montagna, ma veniva utilizzata anche per fare le navi dei romani. Questa pianta è talmente pregiata che la trovate, non la pianta, il legno, nella cappella palatina di Palermo, Palazzo Reale,
sede dell'Assemblea regionale siciliana. Quindi poi è così importante che ogni piantina che viene prodotta, queste piantine vengono prodotte facendo un'impollinazione manuale, quindi si prende la vigna, si mette il polline e quindi si ottengono i semini che poi si portano in vivaio, nasce la piantina, e si pulisce dalle erbacce e si fa crescere. Questa pianta sapete quanti anni c'ha? Circa 10 anni, ogni anno è un palco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 saranno sotto, quindi a circa 10 anni, quindi ha un accrescimento lentissimo. Ragazzi, allora, il Corpo Forestale è anche nel parco il custode di questa specie, ma qui a Mussomelio, oltre all'ora, i carabinieri, i vigili urbani, dovete essere voi, dovete stare attenti a questa pianta e dovete richiamare, qualora ce ne fosse bisogno, anche la Fratres o il comune per mettere l'acqua, perché questa pianta d'estate da noi soffre un po' il caldo, quindi si deve proteggere e innaffiare, mi raccomando. Ora, ogni piantina viene data assieme a un certificato di autenticità, quindi ogni piantina ha un suo atto di nascita, diciamo. Come tutti noi abbiamo l'estratto di nascita, anche queste piantine hanno un certificato di autenticità e provenienza. Adesso vi lascio perché dobbiamo iniziare questa pedalata, grazie di nuovo. Con le voci bianche dell'associazione Don Diego di Vincenzo. Bravissimi, bravissimi davvero, bravissimi, un ottimo solo, non so voi, ma io mi sono emozionata tantissimo, perché se abbiamo fatto bene attenzione alle parole,
per fare tu, cioè basta così poco, basta un fiore, e da lì quello che nasce, quello che si sviluppa. Ricordiamoci bene, il sorriso, il fiore, l'amore, la cultura, il dono, la solidarietà. Ma quante cose stiamo affrontando oggi? Lo sport, la salute. Diciamo che abbiamo affrontato davvero dei valori alti. Non potevamo scegliere giornata migliore di questa, scusate se sono davanti, di questa giornata in cui si festeggia anche, tra tutte le altre cose, l'ascensione di Gesù al cielo. Quindi valori più alti di questo non penso ce ne siano. Quindi a questo punto, ringraziando tutti voi per la condivisione di questa splendida giornata, sì, adesso lo diciamo, ringraziamo tutti per aver partecipato a questa splendida giornata e soprattutto di aver raggiunto il vostro cuore. Ricordiamoci, come hanno detto prima, che siamo noi i custodi del creato. Volevo ricordare, mi collego adesso con i ragazzi, mi ricordano di dire che domenica prossima, 9 giugno, ci sarà una gita, i gruppi Fratres e Misericordia organizzano una gita sulle Madonie, e quindi il programma, già le locandine ci sono, una giornata all'insegna della natura, dello sport, diciamo è una continuazione. Ci sarà anche celebrata la messa, il pranzo a sacco, adesso divulgheremo, cioè sono state già divulgate le locandine, potete prendere visione per partecipare. Allora, siamo noi i custodi del creato, dicevamo, e per questo i bambini, il coro di voci bianche dell'associazione Don Diego di Vincenzo vuole salutarci con un ringraziamento proprio al creatore, con il canto Laudato Si. Prego. Pronti? Mi raccomando. Mangia. Thank you.
Allora abbiamo qui sì, un attimino, in omaggio oggi vogliamo offrire un regalo floreale a due signore, dottoressa Anna Mingoia e la professoressa cerchiamo di mettere i puntini su lei, Anna e Maria Vincenza, grazie. Grazie, un fuori programma, un fuori programma. E anche perché per concludere abbiamo capito che per fare tutto ci vuole un fiore, adesso abbiamo noi in mano proprio le sorti della natura. Sì, abbiamo qui con noi l'assessore Servilo Conte, al quale passo il microfono per un saluto. Intanto buongiorno a tutti e complimenti ancora al coro della festa dei bambini, siete sempre grandi. Dopo il successo di quest'anno, anche oggi una bella figura avete fatto. Visto che applauso vi hanno fatto, bravi. Allora, soltanto per ringraziare sempre la SD ciclistica di Mussomeli, rappresentata qui dal signor Spoto, che ormai è da 22 anni che questa tradizione va avanti. Lo sport è sempre una cosa bella, una cosa che unisce, quindi signor Spoto, portiamola sempre avanti questa iniziativa. Un ringraziamento va anche alla Frates, qui rappresentata dal presidente dottore Vincenzo Sorce, e un ringraziamento anche alla Misericordia, che tuo marito non c'è, per il supporto. Ringraziamo anche il suo presidente Giovanni Consiglio, che non vedo, è andato via. Ecco, io ho finito con i ringraziamenti, volevo portare soltanto i saluti del nostro sindaco, che voleva essere qui con noi, signor Foto, però purtroppo è alla manifestazione, alla festa della Repubblica che in questo momento stanno celebrando. Quindi io ho finito, grazie ancora e buona pedalata a tutti. Ah, un'altra cosa, io ringrazio per questa bella iniziativa di quest'anno il dottore Bonomo, per questa bella iniziativa, per questo alberello pregiatissimo. Mi hanno detto che già avete fatto, avete spiegato, questo albero è un albero bellissimo e si fa anche, ha una bella forma da poter addobbare anche a Natale, quindi dovremmo trovare una collocazione così da poterla addobbare quando poi sarà adulto. Ok, sì, un ringraziamento anche agli amici della Forestale per il loro supporto, per quello che fate per il nostro territorio, grazie, buona pedalata a tutti, buona giornata. Allora ricordiamoci innanzitutto che questa è una pedalata, non è una gara, quindi bisogna camminare, passeggiare tutti assieme, perché insieme si vince.
Volevo ricordare pure strada facendo, ascolteremo anche la musica e ringrazieremo, avremo modo di ringraziare tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa della pedalata ecologica. Allora ragazzi, ci predisponiamo per la partenza. Ok, la manifestazione amici del fatto del pallone, del fatto Niceno, la manifestazione iniziale è terminata ed ora la pedalata ecologica. Ecco, con i tanti ciclisti, bambini, giovani, meno giovani, in direzione del castello Manfredonico e poi si ritorna per altre, per un percorso già noto, tradizionale percorso, fino ecco, a giungere nel piazzale Santa Maria. Intanto stamattina qui ecco i partecipanti, che sono numerosi, hanno ritirato il cappellino, la maglietta della Fratres insieme per vincere, ecco, sport e solidarietà. Lo sport con la pedalata ecologica, la solidarietà con la donazione del sangue, e a promuoverla sono gli amici della Fratres, il gruppo locale della Fratres, che ora si apprestano ecco insieme a fare questo percorso, perché insieme per vincere e insieme si vince. Ecco, noi ci dirigiamo qui al punto di partenza di piazzale Moncibello. Ecco, vedete, in diretta, siamo in diretta, i bambini, anche loro qui nel piazzale Moncibello danno sfoggio alle loro bici. Ecco, qui c'è la macchina della misericordia che possibilmente farà da apripista. Dando un saluto agli amici che ci stanno vedendo qui sul fatto Niceno, il fatto del vallone. Ecco, siamo in diretta, io la vedo con la bicicletta, anche lei parteciperà a questa pedalata ecologica. Sì, parteciperemo a questa pedalata per il bene dei figli, perché è da tanto che non prendiamo la bici. Ecco, quindi prove tecniche di sport per lei. Sì, primaverili per l'estate. Ecco, questa primavera che si è fatta attendere e si fa attendere. Ma speriamo che ormai siamo all'arrivo, quindi dovrebbe migliorare sicuramente il tempo. Auguriamocelo. Grazie. Ecco, qui vanno prendendo posto. E intanto, ecco, chiuderei per il momento qui il collegamento per poi riprenderlo successivamente. Vediamo un po' come si è organizzati. Questo è il punto di partenza. Ecco, vedremo fare. Vediamo, ecco, il comandante, domandiamo al comandante qual è il percorso. Siamo in diretta,
sul fatto nisseno, fatto del vallone. Comandante, qual è il percorso di questa pedalata ecologica? Sì, buongiorno. Il percorso sarà tutto il viale Pertesorce, via Palermo direzione Piazza Umberto, via Scalea, piazza Caltanissetta, via Caltanissetta direzione per il castello. Arrivata al piazzale del castello c'è un breve riordino, si ripartirà secondo il percorso immesso, quindi viale del castello, via Caltanissetta, via Scalea, tutta la via Palermo, a girare fino sopra il distaccamento dei Vigili del Fuoco, poi salita San Giacomo, via Grigento, via Trento e poi piazzale Santa Maria, la conclusione. E quindi si concluderà nel piazzale Santa Maria. Santa Maria. Grazie comandante, che vedete è piazzale Moncibello, da qui ecco inizierà il percorso. Evidentemente casco in testa, è consigliato il casco, sono tanti con il berrettino rosso della Fratres, maglietta insieme per vincere. Ecco, aspettiamo ecco in questo momento l'avvio ecco della partenza e poi chiudiamo il collegamento, ecco la diretta sul fatto del vallone, il fatto nisseno curato da Carmelo Barba, che manda un saluto a chi in questo momento sta vedendo queste immagini della manifestazione della pedalata ecologica in questa domenica del 2 giugno 2019. Ecco, gli organizzatori si danno da fare. Ecco, vediamo un po'. Evidentemente viale Peppe Sorce. Siamo nel viale Peppe Sorce. Da qui inizierà la pedalata ecologica. E come potete vedere, una giornata grigia, 2 giugno 2019, una primavera che ha fatto parlare, fa parlare di sé. Vediamo che i ciclisti si avvicinino qui per la partecipazione alla pedalata ecologica. Ricordiamoci che non è una gara, ma una passeggiata.
ecco i tanti ciclisti sono partiti insieme per vincere, bambini, giovani, meno giovani, qui con la pedalata ecologica in direzione del castello. Evidentemente, ecco, la pedalata ecologica si è avviata, c'è anche, ecco, al seguito l'ambulanza della Fraternità di Misericordia di Mussomeli, al seguito della manifestazione. Pedalata ecologica avviata, quella del 2 giugno 2019, una tradizionale pedalata ecologica organizzata dall'associazione ciclistica Mussomeli, di cui è presidente Carmelo Spoto. Ecco, con queste immagini noi chiudiamo la diretta. Carmelo Barba vi ringrazia, ecco, della vostra amabilità nel seguire questa manifestazione attraverso il Fatto del Vallone, il Fatto Onesseo. Vi auguro una buona domenica e un arrivederci, un risentirci ai prossimi appuntamenti. Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno.